Dopo le numerose proiezioni estive all'aperto alla BCC Arena di Treponti a Fano, riapre lo storico Masetti Cinema, recentemente rinnovato nello scorso mese di aprile. La prima proiezione all'interno della sala è prevista per giovedì 8 settembre a partire dalle ore 20:20 con il cortometraggio Nico e Nico. La serata avrà, diciamo, uno stile di inaugurazione, convivio dello stare insieme, perché appunto verranno messe insieme queste due realtà, la riapertura e appunto la proiezione di Nico e Nico. Dopo Nico e Nico, alle ore 21:15, noi avremo il film in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, di Gianni Amelio, Il Signore delle Formiche. Noi siamo molto contenti, da giovedì come Masetti, 8 settembre, ripartiamo e con tutte quelle che sono le nostre proposte, autoriali, meno autoriali, per famiglie, fino ad arrivare all'opera lirica che poi magari più avanti racconteremo. Alla presenza dei protagonisti del film Nico e Nico, Nicola Romiti e Nicola Anselmi, questa mattina nel comune di Fano è stata presentata la trama del cortometraggio già uscito alcuni anni fa e tratto da una storia vera incentrata sulla sindrome di Williams. Il biglietto sarà al costo di 5 euro e parte dell'incasso sarà devoluto all'associazione genitori con sindrome di Williams. Una storia, questione familiare, dove all'interno appunto della mia famiglia un cugino affetto da sindrome di Williams viene riconosciuta solo dopo tanti anni, circa all'età dei 60 anni. Da qui l'idea e da qui la realizzazione del cortometraggio per far capire realmente l'importanza soprattutto della conoscenza. Grande lato negativo della medicina, delle patologie è stare fermi, immobilizzarsi sul non muoversi su quanto riguarda la conoscenza appunto. Tutto questo realizzato insieme, diciamo, sono due le case di produzione, On Stage Produzioni e Movie Start Production di Pesaro, quindi due realtà fanesi e pesaresi che si mettono insieme per il sociale e per la realizzazione di questo cortometraggio. Un bel connubio, ha aggiunto poi l'assessore Tinti, quello di uno spazio culturale come il cinema insieme a chi ha prodotto questo breve film su un tema molto delicato, dove l'assessorato ai servizi sociali ha fortemente creduto e finanziato. Credo che l'importante sia il valore sociale di questa operazione, di questa sfida, sia in una frase: la bellezza sta negli occhi di chi guarda. Ecco, quando si parla di diversità, quando si parla di differenze, quando si parla di disabilità, davvero bisogna investire sulla bellezza di chi osserva, di chi guarda. Se lo si fa al cinema, in questo caso al cinema Masetti, è davvero un'operazione azzeccata, perché il cinema poi restituisce bellezza e sa davvero promuovere sensibilità e farti emozionare, oltre che farti conoscere le questioni di cui si occupa.